Noi siamo in compagnia di Gianclaudio Torlizzi, T-Commodity. Buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi. Grazie dell'invito, buon pomeriggio. Dunque, vorrei appunto iniziare con questa crisi dei chip, poi ne parleremo anche di tantissimi altri, di tanti altri argomenti, però quanto è seria la situazione e per quanto tempo continuerà, ecco, a tuo avviso? Ma la situazione è ancora piuttosto drammatica, i miei clienti mi riportano come la carenza sia ancora piuttosto forte e almeno fino a fine anno non si vede in realtà luce. Poi sarà una grande incognita capire gennaio come partirà. Dalle indicazioni che io ho però dall'Asia sembra che il peggio possa essere passato e che si stia assistendo a una ripresa della produzione di semiconduttori in Malesia e soprattutto che ci sia un calo della domanda di chip da parte della Cina per effetto ovviamente delle restrizioni alla produzione che sono state applicate a causa della crisi energetica. Quindi sul discorso chip ci dovrebbe essere un allentamento della tensione nel primo trimestre del prossimo anno, ma poi per assistere effettivamente poi a un mercato molto più fluido, questo sarà una questione che dovremo attendere ancora per parecchi mesi e che probabilmente durerà strutturalmente ancora per tutto il prossimo anno. C'è da dire che accanto al discorso chip nell'ultimo mese si è inserita una carenza altrettanto grave, che è quella del magnesio, che sembra una materia prima di nicchia, ma in realtà è fondamentale per la produzione di leghe di alluminio che vengono utilizzate nel comparto auto. Quindi abbiamo oggi il comparto auto che risente non solo della crisi dei semiconduttori, ma anche della carenza di magnesio, che ovviamente riflette a sua volta anche in questo caso la crisi energetica cinese, che ha comportato una restrizione delle produzioni di magnesio, di cui la Cina è grande produttrice a livello mondiale. Credo che l'85% della produzione mondiale di magnesio sia circoscritta alla Cina, e le scorte, questo è l'aspetto più preoccupante, perché le scorte europee di magnesio dovrebbero esaurirsi a fine novembre. Quindi questo pone un dubbio, insomma tutta una serie di domande sulla capacità del comparto europeo dell'alluminio di continuare a produrre con questa carenza di magnesio. A queste due carenze, quindi semiconduttori e magnesio, che già abbiamo visto, come tu giustamente citavi, nelle vendite di automobili che appunto sono andate male in agosto, ma io ho segnali che anche la produzione di automobili per quello che riguarda ottobre, quindi ti do già, diciamo così, un lead di un paio di mesi che vedrai tra un paio di mesi nei dati macroeconomici, continua ad essere piuttosto negativa. Però oltre a questi due elementi c'è adesso il terzo elemento che pesa sull'industria europea, che è dato dalla crisi energetica, che non è solamente una preoccupazione cinese, ma è una preoccupazione anche europea. Nelle ultime settimane importanti produttori di alluminio e di zinco hanno annunciato dei forti tagli produttivi, tant'è vero che il prezzo dell'alluminio e dello zinco sono arrivati sui massimi del 2007, quindi stanno testando i livelli di 14 anni fa, e questo è un aspetto, diciamo così, di un problema che inizia a diffondersi anche in Italia, perché ovviamente in Italia abbiamo un settore come quello dell'acciaio che è particolarmente energivoro, perché l'80% della produzione italiana di acciaio è da forno elettrico, non è da alto forno, e quindi si stima come già a novembre si possa assistere a un calo medio tra il 10 e il 15% della produzione siderurgica in Italia. Questo cosa comporta? Comporta casse integrazioni, comporta una serie di problematiche relative appunto alla produzione industriale, che a sua volta non riguarda, qui concludo perché io poi quando poi parto non mi fermo, quindi mi rendo conto che ci sono i tempi, ma volevo semplicemente aggiungere il fatto che a causa di questo alto livello dei prezzi energetici è un problema non solo per le grandi aziende energivore, ma anche per le PMI,
che non riescano a starci dentro a questi prezzi. E quindi noi assisteremo probabilmente a novembre a una forte riduzione della produzione industriale a causa del caro energia. E quindi il rischio stagflazione che in America è meno forte rispetto in Europa, perché in America, come abbiamo visto anche nel dato diffuso 2 ore fa sulle vendite al dettaglio, abbiamo comunque un comparto dei consumi che continua a spingere. In Europa, paradossalmente, il rischio stagflazione è più alto rispetto agli Stati Uniti. Ecco, tra poco torneremo anche al discorso della stagflazione. Innanzitutto io vorrei capire quale potrebbe essere, anche per chi ci segue, l'impatto diretto a livello anche di balance sheet, se vogliamo, sulle aziende. Abbiamo visto tutto ciò che è accaduto con CNH Industrial, per quando l'azienda aveva ecco, affermato ieri che si tratta di una chiusura di 8 giorni, però comunque 8 giorni non sono poco per niente, tantissime persone rimarranno a casa per 8 giorni perché non possono lavorare a causa appunto di questa a carenza dei semiconduttori e giusto per capirci, siccome sembra che sarà un problema piuttosto di medio termine, non vorrei chiamarlo di lungo termine, potrebbe esserci un impatto diretto a livello di balance sheet appunto per queste aziende. Io ho citato CNH Industrial, ma per carità potrebbe essere Stellantis, potrebbe essere qualsiasi altra azienda tech, perché il tech non può senza i chip. Sì, assolutamente. Gli investitori al momento non sembrano molto preoccupati da questa dinamica, ma secondo me la sottovalutano. È chiaro che negli Stati Uniti il mercato azionario è più forte perché risente di una capacità da parte delle imprese americane nel poter ribaltare a valle più facilmente gli aumenti di costo legati all'energia e legati alle materie prime, ma perché c'è un mercato un pochino più florido, anzi molto più florido, l'abbiamo visto anche nell'ultimo dato sull'occupazione, che comunque ha evidenziato un buon aumento dei salari. Negli Stati Uniti i salari stanno crescendo, quindi è in atto, più che un processo di stagflazione, è in atto un processo di riflazione vera e propria negli Stati Uniti. Questo però non può dirsi, almeno per il momento, in Europa, dove i salari rimangono generalmente al palo, e dove quindi il rincaro del costo della materia prima si fa molta fatica a scaricare a valle, anche se poi prima o poi lo si dovrà fare, perché per molte aziende la pressione che deriva dall'alto prezzo dell'energia e delle materie prime è talmente forte da non poter essere completamente assorbito. Quindi mi aspetto che prima o poi ci sarà un ribaltamento a valle di questi aumenti. Però, se dovessimo fare un confronto, le imprese europee hanno una marginalità più a rischio rispetto a quelle americane, secondo me. Allora, intanto questi sono i dati che abbiamo visto nel corso di quest'oggi, vendite al dettaglio su base mensile a 0,7%, questo invece in United States Retail Sales, ovvero vendite al dettaglio anno su anno a 13,9%, come possiamo vedere indicatori abbastanza positivi, e oggi abbiamo visto il tasso di inflazione dell'Italia su base annuale al 2,5% e questo è naturalmente per il mese di settembre a meno 0,2%. Considerando tutti i dati che abbiamo ecco, citato, allora per esempio economisti come Nouriel Roubini, che però faccio la premessa che lui è considerato Mr. Doom, e cioè è sempre molto tragico, vede sempre come dire, questa fine non troppo positiva per i mercati, però ecco, ci siamo confrontati con più persone che comunque credono che il discorso della stagflazione è piuttosto concreto. Come mai il tuo come dire, parere è più focalizzato sotto questo punto di vista in Europa? Perché in Europa si fa più fatica a scaricare a valle questi aumenti di prezzo, questo è il punto chiave, cosa che negli Stati Uniti riescono a fare con più facilità. Noi non dobbiamo mai dimenticare un aspetto molto importante che differenzia questa crisi del virus, se così vogliamo chiamarla, dalla crisi finanziaria del 2008, e cioè che da questa crisi a livello macroeconomico, poi ci sono ovviamente delle classi, delle fasce sociali che stanno soffrendo in maniera particolare, ma se dovessimo fare un discorso generale, da questa crisi ne siamo usciti molto più velocemente rispetto a quella del 2008, perché è entrata in gioco un aspetto importante, l'aspetto della leva fiscale, cosa che nel 2008 non era stata implementata perché si era riservato praticamente si è permesso solamente all'aspetto monetario
di compensare l'effetto recessivo della crisi. Invece, in questo caso, nella crisi del virus, è stata messa a mano alla leva fiscale che ha prodotto nei bilanci delle famiglie dei paesi avanzati, quindi Europa e Stati Uniti, un incremento dei risparmi per 3,5 mila miliardi di dollari. Cosa qui, quindi c'è un buffer di liquidità oggi nella disponibilità delle famiglie, diciamo così, dei paesi avanzati, che non c'era nel 2008. Quindi, come dire, questo mi fa essere e mi fa propendere verso uno scenario non di stagflazione. Noi abbiamo dei fenomeni stagflazionistici, diciamo così, abbiamo delle fasi di stagflazione. Perché? Perché il rincaro dei prezzi delle materie prime è talmente forte che ciclicamente in questa fase di ripresa provoca delle fasi di stagflazione, ma parlare di vero e proprio rischio stagflazione secondo me è improprio, a meno che, ed è questo lo scenario di rischio, non si dovesse assistere a una seconda fiammata dei prezzi energetici, nel caso in cui nello specifico il Brent dovesse superare i 100 dollari al barile, allora a quel punto il rischio di una stagflazione sarebbe più concreto. Però è importante che affinché questo si verifichi, secondo me è necessaria una seconda ondata inflazionistica generata dal Brent, cosa che non è affatto, come dire, lontana, non è impossibile, però ripeto, finché abbiamo quel buffer di liquidità oggi nella disponibilità delle famiglie dei paesi sviluppati, questo rappresenta un cuscinetto che allontana il rischio stagflazione. Intanto stavo vedendo il Brent a 84,77 dollari e dunque non siamo per niente lontani da questo target dei 100 dollari che potrebbe essere come dire, significativo anche sotto punto di vista stagflazione. Però ecco, volevo giustamente capire, siccome a quanto pare anche dal dibattito su Twitter che seguo attentamente, stavo parlando del tuo dibattito naturalmente sulla inflazione e soprattutto sul fatto che non si tratta ormai di un fenomeno soltanto transitorio, dovrebbe esserci una reazione da parte delle banche centrali e proprio al 100% necessaria, sto parlando del discorso inflazione naturalmente. Ma la reazione delle banche centrali, io continuo a dire, non ci sarà, nel senso che se le banche centrali alzassero i tassi, commetterebbero un errore madornale che rischierebbe di far sprofondare l'economia mondiale in recessione. Io credo che l'outcome, come si dice, il risultato finale di questa dinamica sarà quello di applicare un cap sui rendimenti sovrani. Questo sarà, secondo me, la prossima mossa che faranno le banche centrali più importanti, quindi Fed, BCE, Banca Centrale del Giappone, perché non c'è una reale alternativa. Io so che molti super turboliberisti, come vengono amichevolmente chiamati, spingono per una politica monetaria più restrittiva, perché in cuor loro anelano a una restrizione che possa in qualche maniera produrre la selezione naturale tra le imprese. C'è sempre questa forma, questa dottrina, diciamo così, molto darwiniana, ma sono gli stati oggi che non possono permettersi un innalzamento eccessivo dei tassi di interesse, perché l'indebitamento è arrivato a un punto tale da non poter permettere non solo all'Italia, che è sempre stata storicamente il paese diciamo così, che ha fatto meno compiti a casa, potremmo, secondo la logica di alcuni, ma oggi riguarda anche gli Stati Uniti, riguarda la Cina, riguarda il Giappone, riguarda la Germania stessa. Quindi abbiamo oggi una situazione di indebitamento pubblico che non consente alle banche centrali di essere veramente restrittive. Se lo dovessero fare, secondo me, rischiano di provocare una crisi finanziaria, quella sì, pesante, e che però anche lì farà poi da apripista a nuove ondate di quantitative easing. Quindi, a mio avviso, il rischio di questa restrizione monetaria non c'è. È una dottrina un po' vecchia, cioè questo appartiene al paradigma vecchio, pensare che adesso le banche centrali alzeranno i tassi,
raffreddare la spinta dell'economia. E poi comunque non è materia attuale, perché non dobbiamo mai dimenticare un aspetto molto importante, che ci sono le elezioni di metà mandato il prossimo anno negli Stati Uniti, e la Federal Reserve non alzerà mai i tassi di interesse, o comunque non restringerà mai la politica monetaria in un anno elettorale americano. Qualcuno può rabbrividire rispetto a quello che dico, perché potrà dire: oddio, no, ma cosa dici? La banca centrale è indipendente. Sono tutte, come dire, sulla carta possono anche avere ragione, ma nella pratica la Fed è un organismo che comunque guarda e segue la politica fondamentalmente, soprattutto con una Fed che, e qui chiudo, sarà molto più democratica nei prossimi mesi, perché è probabile che Powell verrà Infatti. sostituito. E che anche nel board, perché sappiamo che nel board della Fed adesso tre se ne vanno perché hanno fatto casini con l'insider trading, o comunque non hanno dichiarato pubblicamente i loro investimenti, andranno via e verranno sostituiti probabilmente con membri molto più legati ai democratici. Quindi con una Fed ancora più democratica, cosa ci aspettiamo? Che questi adottino una politica restrittiva? Ma non scherziamo. In effetti, ecco, il nodo, il prossimo presidente della Fed rimane, sarà sicuramente molto interessante, e dunque soprattutto con i problemi legati appunto al trading, tra virgolette, non dichiarato, ovvero su strumenti che acquistava la stessa Fed come misura anti-Covid. Ecco, il task di rielezione legato a Jerome Powell diventa ancora più difficile, però non impossibile per il momento. Io naturalmente lo stavo dicendo perché effettivamente l'inflazione va controllata tramite i tassi di interesse, sono storicamente bassi in Europa da anni, però diciamo che non è proprio lo scenario più tipico per quanto concerne gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la BCE è abbastanza anomalo, quasi impossibile vederlo nel medio termine almeno, però ecco, per gli Stati Uniti a giudicare dai dot plots non sembrerebbe almeno un scenario impossibile per il 2022, almeno dopo il giugno del 2022. Eh certo, quello poi sarà un altro paio di maniche, ma comunque lo spazio per restringere la politica monetaria, ripeto, rimane molto molto ridotto. Io non ci credo come dire, al rischio di un cambio di politica monetaria in senso restrittivo. Ormai l'ampliamento dei debiti è arrivato a un livello tale da non consentire ai tassi di interesse di poter salire. Oltre un certo livello. Purtroppo è un vero e proprio conundrum quello che ormai che si è creato, e bisognerà capire come la Fed riuscirà a uscirne. Ripeto, una prima manovra immediata sarà quella di come dire, assumere direttamente il controllo del mercato dei capitali, quindi impedire ai tassi di interesse di salire oltre a un certo livello. Poi ci sarà da capire quale sarà una manovra più di medio-lungo termine che possa in qualche maniera salvare capre e cavoli, ma credo che siano queste, diciamo, le discussioni che oggi stia facendo la Federal Reserve. Se alza i tassi in maniera estemporanea, a quel punto è quasi malignamente, mi verrebbe da dire, per provocare una reazione negativa del mercato e quindi avere il pretesto per poter poi fare un altro genere di manovre. Ma pensare a tassi di interesse che possono gradualmente superare il 3% oggi mi sembra veramente velleitaria, come a meno che appunto non scoppi una guerra, cioè ci sia qualche elemento veramente inaspettato di rottura con lo schema attuale. Ma in questa fase l'inflazione cresce, ma purtroppo le banche centrali fanno grande fatica oggi a reagire con una politica monetaria restrittiva. Il mondo è completamente cambiato, la struttura dell'economia ormai è completamente cambiata rispetto ai modelli di 10 anni fa, secondo me. E di questo, infatti, ne sta anche risentendo l'oro. Cioè, noi vedremo, ci stiamo rendendo conto come anche nelle ultime settimane l'oro in qualche maniera si è comportato quasi staccandosi anche dall'andamento del dollaro, cioè ha ottenuto in prossimità dei 1750 dollari un buon supporto.
E questo secondo me è un iniziale, è un indizio, un segnale di primo livello del fatto che gli investitori sui metalli preziosi inizino a capire che lo spazio per stringere la politica monetaria è veramente molto molto ridotto. Grazie mille, Gianclaudio Torlizzi, ti accomoditi, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione. Grazie, buon lavoro.